Sana e prudente gestione, come un buon padre di famiglia. Sembra una parabola, una frase fatta, ma è un semplice principio sancito dalla legge, il principio che dovrebbe guidare gli amministratori nello svolgimento delle proprie funzioni. Essi infatti dovrebbero gestire la cosa pubblica non solo come se custodissero una propria cosa, ma con attenzione ancora maggiore, quella di un padre, appunto, che gestisce il bilancio familiare per assicurare alla propria famiglia la tranquillità economica e garantirgli un futuro. Solo che non sempre gli amministratori se ne ricordano, determinando delle spiacevoli situazioni di cui loro non rispondono quasi mai. Ne rispondono invece in pieno, ancora una volta, i soliti incolpevoli, i cittadini. Ma vediamo cosa vuol dire amministrare bene o male un ente pubblico. Un amministratore chiamato a gestire l'ente locale secondo le regole di una conduzione sana e prudente. E quindi non spendere più delle entrate, non indebitarsi oltre i limiti del sostenibile, prevedere per ogni spesa coperture finanziarie certe e adeguate. Occorre innanzitutto garantire che le entrate siano sufficienti a coprire i costi della gestione ordinaria dell'ente, ovvero il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, per esempio le scuole, la manutenzione stradale, l'acqua, la raccolta dei rifiuti, eccetera. Occorre inoltre il finanziamento di investimenti mirati, subordinandoli al reperimento di appositi finanziamenti e risorse straordinarie. Capita spesso, invece, che gli amministratori scelgano di fare i grandi investimenti, specie nel settore delle grandi opere pubbliche, per avere un immediato ritorno in termini di immagine nei confronti del proprio elettorato. Questo accade soprattutto da quando sono stati introdotti meccanismi elettorali di elezione diretta, quali quelli usati per eleggere i sindaci e i presidenti di provincia. Tutto ciò a discapito della cura dell'ordinaria amministrazione e degli obiettivi di equilibrio finanziario, che hanno meno visibilità elettorale. L'amministratore dovrebbe essere un soggetto che dovrebbe aver a cuore l'interesse pubblico e per avere a cuore l'interesse pubblico dovrebbe avvalersi degli strumenti, soprattutto umani, più utili alla realizzazione e al conseguimento dell'interesse pubblico. Allora, cosa avviene? Avviene ed è avvenuto con grande frequenza al Comune di Agrigento, e questo è stato oggetto di durissimi scontri, ma avviene purtroppo con grandissima frequenza nelle altre pubbliche amministrazioni comunali e non comunali, che il politico tende a costruire una macchina amministrativa con dirigenti e funzionari impegnati non a tutelare l'interesse pubblico, ma a tutelare gli interessi prescelti dal politico, che spesso sono assolutamente distanti dall'interesse pubblico. Questo cosa provoca? Provoca un mare di danni, perché abbiamo avuto, sempre al Comune di Agrigento, la collocazione in posti chiave anche di rilievo finanziario, cioè in posti chiave ove si amministra il pubblico denaro, sotto il profilo delle entrate e sotto il profilo delle uscite, degli impegni di spesa, dei contratti. In questi posti chiave sono collocate persone assolutamente non adatte, assolutamente prive della preparazione necessaria, che però erano ben disponibili a calare la testa ad essere dei cosiddetti yes men. Il risultato è stato uno sfacelo della finanza pubblica al Comune di Agrigento. A ciò bisogna aggiungere l'incapacità di contenere gli sprechi del funzionamento della macchina amministrativa e, per concludere, l'ipotesi forse più grave, la corruzione degli amministratori con tutti quei reati individuati dal codice penale. Il rischio di una cattiva gestione, sia che la causa sia da additare nei tagli finanziari agli enti o nell'incompetenza degli amministratori o piuttosto nella corruzione degli stessi, è dunque quello del tracollo finanziario o più tecnicamente del dissesto finanziario. Ma che cos'è tecnicamente un dissesto finanziario? Tecnicamente si ha dissesto finanziario quando
l'ente locale non è in grado di provvedere a svolgere i propri compiti, alle proprie funzioni, le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, a causa di un grave squilibrio economico finanziario, oppure quando ci sono debiti in misura tale da non consentire, appunto, con le risorse ordinarie di potervi far fronte. Il dissesto finanziario di fatto è può essere equiparato, diciamo, alla situazione di fallimento che riguarda il mondo imprenditoriale, un'impresa commerciale, con la differenza sostanziale che mentre la procedura di fallimento che viene attivata di fatto è finalizzata ad eliminare, a togliere dal mercato l'impresa in stato di insolvenza, la procedura di dissesto finanziario che viene attivata in caso di insolvenza, dal momento che riguarda un ente locale che è costituzionalmente garantito, non può essere finalizzata ad eliminare, diciamo, l'ente dissestato, ma è finalizzata, appunto, al risanamento e al riequilibrio economico finanziario, appunto, dell'ente. Ovviamente tutto questo si riflette sulla natura stessa della procedura. Di fatto il dissesto finanziario crea una sorta di sbarramento, diciamo, tra la situazione pregressa, che è caratterizzata da un'alta situazione debitoria, rispetto alla situazione economico-gestionale che è successiva, diciamo, alla dichiarazione di dissesto, che in genere si dice vede l'ente locale dissestato rinascere a nuova vita, quindi ci sarà una nuova vita economico-gestionale dell'ente depurata da tutti i debiti che appartenevano alla fase precedente. Il dissesto finanziario è la malattia di un ente ed è una malattia grave perché è un ente senza risorse, è un ente che è come se all'ente venisse a mancare il sangue, quindi in un corpo che manca il sangue il corpo si inaridisce, no? Non ha più la possibilità di muoversi, di fare delle cose che gli altri fanno, che i corpi sani fanno. Allora per un ente questa è la malattia. La malattia. Il dissesto rappresenta la malattia per un ente pubblico. Si parla tanto di grandi città siciliane che soffrono di questa malattia. Catania, per esempio, con i suoi lampioni spenti per non aver pagato le bollette all'Enel, o con il tanto discusso salvataggio del governo Berlusconi per uscire da quel pantano spaventoso. Ma di chi sono le responsabilità? C'entrano i tagli alle risorse decisi a livello centrale o i responsabili hanno dei nomi e cognomi? La malattia, cioè il dissesto, si è arrivato per mancanza di... perché il corpo non si è preso cura di se stesso, perché gli amministratori, chi ha governato quegli enti negli anni, non ha avuto riguardo per quel corpo che andava a governare, quindi non ha avuto riguardo per quanto riguarda gli evasori sul territorio, non ha avuto riguardo per recuperare risorse, non ha avuto riguardo per razionalizzare la macchina, non ha avuto riguardo per fare delle assunzioni che rispettassero il principio di merito e di preparazione, di studio, piuttosto che quello dell'amicizia politica, della raccomandazione, cioè non ha avuto riguardo per questo corpo e il corpo si è ammalato sempre di più, fino ad arrivare alla malattia gravissima come quella del Comune di Catania, alla malattia abbastanza grave del Comune di Messina e alla malattia grave ma negata dall'amministrazione del Comune di Palermo. Cioè sono tre situazioni di grandi città in cui non necessariamente, oppure al dissesto completo delle casse del Comune di Enna di qualche anno fa, con le conseguenze per i cittadini, con le aliquote che arrivano al massimo per tutti i tipi di imposte locali. Quello è proprio, come dire, è quasi il coma. Cioè il Comune di Enna è arrivato al coma, qui siamo ancora in tempo per evitarlo. I comuni hanno problemi di entrate, hanno problemi di tagli da parte della finanza statale e regionale, ma in una realtà degradata come quella di Agrigento hanno avuto soprattutto fatti di pessima amministrazione da parte di gente incompetente o addirittura corrotta che volutamente ha fatto venire meno ingenti somme alle casse comunali.